Una iniziativa partita soltanto 3 giorni fa, e fortunatamente abbiamo già raccolto quasi una quarantina di bottigliette piene di cicche. I bambini stanno, diciamo, pulendo sabbia, ripulendo la spiaggia e il nostro meraviglioso lungomare. Ecco, grazie a questa iniziativa, come hai fatto bene a ricordare, si ripulisce l'ambiente e soprattutto anche si evita quella brutta pratica del buttare le cicche a terra. Sì, infatti perché ci siamo resi conto che era diventato davvero una cosa inguardabile, soprattutto la nostra spiaggia, purtroppo l'inciviltà delle persone che non hanno assolutamente cura dei luoghi, quindi abbandonano le cicche ovunque, e facendo in questo modo diciamo che già si vedono i primi risultati. Ed è stata anche accolta bene. Sì, benissimo, noi sulla nostra pagina, al nostro posto, ha raggiunto circa 30.000 visualizzazioni in meno di 4 giorni, quindi abbiamo un buon riscontro da questo punto di vista, sui social è molto pubblicizzata e molto condivisa. Oltre a questa iniziativa, la Proloco cosa ha in serbo per quest'estate? La Proloco per quest'estate è in serbo un meeting dedicato all'arte, Saprai sarà intitolato, la seconda edizione, dove avremo artisti locali che si esibiranno in body painting, scultura, pittura, narrativa, poesia, diciamo un po' un'area dedicata all'arte generale.